Salve! Voi vi chiederete che cosa ci faccio io qui su questo canale? Bene, se ve lo state chiedendo è perché non avete visto la prima parte di questo video che sta sul canale di Viaggi in Panda. Matteo, metti qua sopra il link per favore. E quindi siamo qui per raccontare quel weekend che abbiamo passato da Matteo, io, Dario, Spino e Marco, in cui si sono fatti dei lavori alla casa che ha acquistato in provincia di Padova, come tutti sapete. E in cui abbiamo visitato Ferrara, fatto il mago e un sacco di altre cose. Nella prima parte del video io e Dario ci siamo incontrati e siamo andati a Ferrara. Nella seconda parte del video che state per vedere andremo alla casa di Matteo a fare dei lavori, arriverà Marco, succederanno un po' di cose. Infine ci sarà una terza parte del video che racconterà la giornata di domenica e che presumibilmente farò uscire di nuovo io sul canale di Viaggi in Panda. Detto questo, vi lascio alla seconda parte del video. Vai! Bene, Buongiorno. buongiorno, è la mattina di sabato. Sabato 5, 5. 5, sabato 5. Siamo qui nel nostro Airbnb che, come vedete, è un po' in disordine, ma non fa niente. Siamo alzati, abbiamo fatto colazione, ci siamo vestiti. Sono le 7 e mezza. Dovremmo andare da Matteo, che però ci ha intimato di non bussare alla porta prima delle 8. E quindi siamo un po' qui a cincischiare adesso. Programma della giornata. Lo sai te? Andare Ma là, posso mica parlare sempre io, dai. C'ho più voce. tentare inutilmente di far ripartire quella caldaia a No, ma gasolio, quello lo fa Marco. Io mi dovrei occupare dell'impianto elettrico. Io controllare sinceramente l'impianto non so cosa elettrico. dovrà fare, ma qualcosa ci sarà da fare anche per lui. Marco si occuperà, poi lo vedremo dopo, Marco, quando arriva, della caldaia, appunto, della stufa, e Matteo delle cose che faremo stasera. Credo che qui ci sia poco altro da dire, quindi ci vediamo dopo. Sì. A dopo. Bene, sicuramente riconoscete questo cortile e questo signore qua. Siamo a casa di Matteo. Guardate la faccia di un Matteo appena sveglio alle 8 di mattina. Guardate che è una rarità. È rarissimo riuscire a vedere Matteo sveglio a quest'ora. Quindi Non ci sono godetevelo in tutto il anch'io. suo splendore mattutino. Vuol dire qualcosa per il pubblico che ci segue da casa? Non Potevamo dormire. potevamo, Matteo. Siamo già in un ritardo devastante. 8.0. E soprattutto c'è Appunto, Marco che dovevamo ci essere in strada da aspetta. 8 minuti e c'è Marco che ci aspetta. È così che siamo pronti a un orario improbo, non terribile, improbo. Di questo sabato mattina. Dunque, siamo in macchina, io mi sto un pochino svegliando, davanti a noi c'è Matteo. Io Là. sono senza cintura, me la Ah, ecco. in via Marcia. Ok, eccoci qua. E andiamo sopra l'argine? Sì, è lui là, vedi, Là vedi, per l'argine, vedi, lui, è lì. mi Sì, ti vediamo. Oh, queste belle strade di argine da fare a 100 all'ora, Sì, eh. con la cassetta dello spaghetti ride. Molto Ah, bello. approfittate per filmare qualcosa. Chi vi punto su il telefono adesso, filmate qualcosa. Con questi begli argini che uno A strapiombo. schizza sotto con una facilità incredibile. Esatto. Meno male che guidi tu, va. Ecco, come vedete, qui accanto a questa strada dove noi stiamo andando a 100 all'ora, il limite forse sarà 50, 70. Matteo è già sparito Sì, e là in lontananza poi all'orizzonte, lo segniamo, e c'è un puntino. accanto c'è un canale pieno d'acqua con un argine altissimo, senza una protezione minima. Infatti il limite sarebbe 70 Tanto. qua. Ma comunque là c'è una curva, quindi conviene rallentare in ogni caso, Sì. perché sennò noi andiamo dritti. Nel canale. Sì, ma dall'altro lato passiamo il ponte per dritto proprio. Siamo arrivati, guardate le due macchine qua Ho c'abbiamo. notato che c'è una casa ancora più marcia della Sì, tua, che è lì su. questa è marcissima questa. Doppio Eh? marcia. Ma non. Dario la voleva subito comprare per aprire una filiale del suo albergo Beh, ma in Miramarci. realtà ci si accede tranquillamente da dietro casa mia, poi vi faccio vedere. Non l'ho ne. Cioè, ma proprio Ma facilmente. allora occupala, ti Ti ingrandisci. allarghi. Beh, nel giardino ci si può allargare in un attimo, in Ma realtà. no, è E grande poi c'è. salone. Un grande Poi salone. c'è da considerare una cosa, che ancora a fianco è marcia, c'è il tetto che sta Punto. cascando, il mio c'è il tetto nuovo. Nuovo Dio, lì vedo già delle scrostature sul cornicione. Dall'altra parte ti assicuro che è nuovo, c'è la grondaia che è nuova Anche di quelle trinca. persiane gridano pietà, No, quelle persiane sono inguardabili in natura Vabbè, marcia. la ribertà. Vabbè, proseguiamo con la visita. Benvenuti al negozio Magazzino Rossi. E quel vetro di cos'è? È È il un famoso tavolo. tavolo che dicevi del Tavolo di mago? vetro. Che profumo di marciume di casa Di vecchia. umido, di Sai di che cos'è? Questo è odore della cantina della casa di Godrano.
Davvero? Uguale, però. Odore di umido. Sì, odore di umido. Erano arrivati sani fino qua. E Dario li ha voluti. E poi le pizzerie. Mamma mia, che marciume. Ecco, adesso sono accesi quelli giusti. Che bellissimo quadro delle luci. Visto che bello, che bello. Sì, ma quella la terrei, anche perché non so se le fanno più quelle scatole così. Ma poi è bella, bisogna sentire la febbre se le fanno ancora. La Bificino sicuramente non le fa. Non lo so. Ma poi è buono, al limite ci cambi i frutti se sono marci. È quello intendevo io. Però il supporto bisogna tenerlo per forza, perché non li fanno più quelli. Qua abbiamo la cucina. Aspetta che appoggio qua lo zaino. Lì, guarda che meraviglia, guarda. Sfiammata la presa. Ma no, quelle marce di queste, infatti l'ho staccata. Ma che negozio era? Era un negozio di fiori. Là c'è tutto l'impianto nuovo, guarda, bello. Esterno, naturalmente, certo. A vista. A vista. Vabbè, fa freddo comunque qua, Non so, che fa freddo, la puntata è... I cavi che escono dalle prese bucano il muro. Ah, ma uno un cavo elettrico, uno telefonico. Ma per entrare in casa bisogna attraversare il negozio. Certo. Non c'è un ingresso della casa diretto? C'è, però è un ma è nella casa del vicino che è venuto lì. Ah. Vicino. Adesso poi vi faccio vedere. Prego il qua c'è la famosa caldaia a gasolio. C'è un barbecue, facciamo una grigliata. Facciamo una grigliata. Si accende la luce, Si accende la luce. Sì, ma non fa niente, c'è abbastanza luce dalla finestra. Comunque non è così in marcia come insomma. No, ma comunque Matteo non è vecchissima sta caldaia. Avrà una ventina d'anni al massimo. Ma al massimo proprio, anche meno. E non lo so, non ci capisco un cazzo. Comunque, vabbè, ce ne occupa Marco quando arriva di questo. Lì c'è un compressore da frigorifero di quelli belli. Degli anni Ottanta. Un topo morto. Non è un topo morto, è un coso. Un topo morto. C'è anche un lampadario, che quello pensavo di darlo a Dario. Ma è marcissimo. Vabbè, appunto. Giusto. E guardate le ragnatele d'epoca, signori, insieme alle scrostature del soffitto. I tubi del riscaldamento così. Ma sì, felici, ma non isolati. No, che ghiacciano, che è una meraviglia. L'ingresso per la bombola del GPL è raccordato in una maniera oscena, cioè col tubo nastrato con lo scotch. Sì, ma quello isolante. Poi si toglie tutto. Guarda, interruttori cotti al sole. Le bombole. Che però, ma sono vuote queste bombole, Matteo, sono leggerissime. Esatto, scala non gli ha fatto la scala rotta. Guarda. Che bello. Ma pare che tutta sta roba la gente l'ha già vista dentro. C'è un carrello della spesa. Sì, lo so, utilissimo. Qua c'è l'allevamento delle zanzare di Matteo, come potete vedere. Oh, ma questa lampada viene dal Palazzo Allegri. È uguale. È la lampada dal castello. No, dal palazzo. Ce l'hai in cucina? Sì. Poi qua c'è una chicca. Il relè marce delle scale. Non l'hai preso un relè di ricambio? No, non so che relè c'è. È un relè luci, normale. Qua c'è la camera... triste. La camera triste. Qua c'è il cesso rosa con il gabinetto che dovevamo cambiare. Vabbè. E poi qua c'è la meraviglia, la regia. La facevo più grande sta stanza, però. Però fa il suo dovere. Io l'ho messo un po' in mezzo, Sì, sì. Potevo mettere un po' più indietro. Ma guardate che meraviglia di regia. Già. Qua ci sarà da girare il tuo video di backstage e la regia, perché io non c'ho tempo e non c'ho voglia di girarlo. E poi c'è un altro bellissimo lampadario, perché se la vuoi possiamo approfittare. Va bene, io direi che chiudiamo il video perché abbiamo da fare ora. Finalmente sono arrivato a casa di Matteo e come prima cosa, appena arrivati, abbiamo cominciato a scaricare i televisori, i famosi video wall per il mago. Signori, è arrivato Marco in buongiorno, questo momento, buongiorno! Quanto tempo! No, infatti, siamo, quanto tempo? Stavo scaricando giusto il video wall! Meno male che sono arrivati i giovani. Appunto, perché io sono, perché noi siamo vecchi! Si nota che il video wall lo sto scaricando quello più vecchio! E io sto scaricando le altre che incaglierie! E quindi, naturalmente, facciamo un po' di trasbordi dalla mia macchina al magazzino con tutto quello che ne consegue, quindi varie radio, video wall, materiali che servivano. E dopo tanto tempo perso abbiamo iniziato le verifiche e le sistemazioni dell'impianto elettrico e i test sulla caldaia. Ma prima apriamo l'acqua.
Allora, bisogna andare a prendere il piede di porco nuovo, tra l'altro. Guardate che bello il piede di porco nuovo. Si comprano, spero. Se no, non ne avevo uno qua. Ma per aprire un pozzetto. Sì, ma quello è di scorta. Ma basta un gancio, un ferro. No, perché il pozzetto è qua fora. Quella, è la... questo, è per quello c'è il piede di porco. Ma manco quella. No, io lo facevo su dal lato, infatti. Ecco qua. Ma l'acqua c'è? Certo che c'è il contatore nuovo. L'unico problema è che vedete qual è com'è il tubo d'ingresso? È quello là. È marcio. E non so se... non perde, perché non perde. Però non so come sia messo. Beh, finché non perde. Ah, vai. E infatti, no, è già aperta, è gira, basta. Non importa aprirlo tanto. Vedi, gira. Ecco, io però non so, secondo voi, voi esperti, quel tubo lì, Marco, Dario, è da cambiare. Ma sì, dai, si sbriciola. Hanno cambiato il regolatore. Non lo tocco tanto, ma poi di solito questi regolatori qua quando va sotto. Ma quello è nuovo, me l'hanno messo nuovo, Qua quando vanno sotto zero si congelano. Ma qui no, è dentro un tubino chiuso, dai. Allora, qua intanto è stata staccata la corrente da questa porcheria che è stata fatta. No, cioè, sarebbe meglio prima attaccare la barra su. Io questi interruttori non li ho mai visti dentro. E niente, questi sono i comandi del termico, capito? E questo è l'armare. Ma non ci sono i fusibili, quindi? No, sono magnetotermici. Questa è la taratura del magnetotermico. Uno per fase, sono tre tarature diverse. Addirittura. E poi questo è quello che arma i tre contatti. Questo qua è l'1-0. Che esatto. Vede. E questi sono i tasti, il magnetico, quello che interviene per farlo scattare. Pam! Il problema è che abbiamo scoperto che la linea montante aveva questi bellissimi cavi bruciati da 1,5. Da 1,5 sotto un 25 ampere trifase. Immaginiamoci che bello. Ma tra l'altro in quella scatoletta sono giuntati. Da 4 sono che partono da, ma sono rigidi, semirigidi, arrivano nella scatola e lì si giuntano con queste. È una porcata. Infatti ora noi li tiriamo puliti dal quadro e facciamo una linea che fa solo l'appartamento. Perfetto. Mentre in fase macro solo lasciamo giù per il magazzino. Perfetto. E nel mentre io e Dario cominciamo a dare un'occhiata alla famosissima caldaia a gasolio di Matteo, che si utilizza per scaldare l'acqua calda, che purtroppo ha riscontrato diversi problemi che ora vedrete. Allora, apriamo un attimo, per io non l'ho mai aperto. Sento puzzo. Mamma santa. Beh, non mi sembra messa. È aperto anche. Non mi sembra che capisco, sia. È aperto, sì. È aperto. Sì. No, ma quello è il tappo. Perché c'è tutta quell'asta strana lì? Per vedere il livello. Ma che cazzo ne so? Qua mi sembra tutto marcio. Senti che puzzo di nafta proprio. Gasolio. Spieghiamo come sta andando qua con la caldaia. Allora, questo cos'è? Il filtro del gasolio? È il filtro del gasolio. Intasato? Non lo so. Non mi pare. E stiamo riempiendo tutto il circuito che è vuoto, ovviamente. Ok. Ma qua con la cisterna come sta funzionando la situazione? La cisterna, vedi qua, devi pompare questo. A mano? A mano, sì, per riempire il tubo. Adesso parte. Ma riempi. Ma Marco, aspetta. Marco, togli quella morcia. Togli quella. Siamo buttato dentro nel tubo tutto il gasolio. No, ma togli quella morcia che è sotto. Così ci si mette. Togli un attimo quell'affare. Se riempi perché devi toglierlo l'affare? Togli quell'affare lì. Ho visto che c'è un sacco di schifo incollato lì sotto. Guarda, c'è una foglia. Ma toglila quella roba. Tolgo tutto. Se cosa c'è andato là dentro? Il mondo. Dall'altra parte è senza tappo. L'hanno messa senza tappo. Sono pezzi del filtro comunque quelli che c'hanno lì in fondo. Pezzi del filtro. Sarebbe da cambiare quel filtro lì. Siccome noi ce lo facciamo andare bene lo stesso, noi ce lo facciamo andare bene lo stesso. Sì, ma sulla terra, ma appoggiati sulla cisterna che ma chi se ne frega? Ma no, ma muore tutto qua. Ma chi se ne frega se muore? Le piante del gasolio. Vai. Basta. Dunque, prima roba, stiamo andando al brico di Badia per prendere del materiale che ci manca, sia materiale elettrico che materiale, cioè, cose, vario, diciamo. E ci siamo resi conto che Dario e Marco, mentre noi abbiamo perso tutta la mattina in sostanza. Abbiamo perso tutta solo la mattina. Solo per scoprire un tubo dove andava, uno, E scoprire che ci sono i cavi bruciati. Esatto. Loro si sono dati molto più da fare di noi, tant'è che la caldaia a gasolio carica il gasolio, anche se c'è il filtro intasato, va in protezione perché manca gasolio, ma si accende e potrebbe addirittura partire, per cui sono messi meglio di noi. Esatto, quindi ora noi andiamo a prendere un po' di WD-40, che va sempre bene spargere un po' da tutte le parti, un po' di svitolo, insomma ci siamo capiti, e poi vabbè, i cavi da tirare nuovi per sostituire quelli marci, qualche interruttore, direi che possiamo dire ci assolutamente dopo. A dopo, ma magari facciamo una clip sul brico. Siamo in un negozio elettrico con il controsoffitto marcia.
Chi era un ex capannone uso, diciamo stalla, per capirci. Meraviglioso, meraviglioso. Ad un certo punto io e Marco abbiamo scoperto il sottoscala e abbiamo incominciato a tirare fuori tutta la roba che era lì dentro e ci siamo presi benissimo con questo sottoscala. Ma vediamo il video per bene fatto integralmente. Allora io lascio fare a loro che vogliono tirare fuori questo coso marcio. Ma sapete quanta acqua deve aver preso? No, è veramente un tavolo da scuola. Non è un tavolo da scuola, è roba marcia, sarà un banco marcio. Ma questo scala! Anche quella è marcia. E quello l'ho rotto io mentre ci salivo. Quello l'ho rotto io mentre ci salivo. Come si fa? È la fine del marcio qua, ragazzi. Ma là in fondo c'è qualcosa di che... Ma magari c'è anche veramente qualcosa. C'è qualcosa di curioso ed è là in fondo. Ma magari c'è qualcosa di utile. Ma questo affare qua c'è, ma come cazzo? Occhio che vi fate del male, perché qua viene fuori tutto. Questo è bello. Cazzo, ma cos'è questo? Questo è bello. Un orologino preziosissimo. Molla. Separa. Lo porto via io. No, lo usiamo per il mago stasera. Una cassetta con la muffa. The Police. The Police. Lascia da parte che poi questa... C'è anche un coso, certo, dove cazzo la mettiamo? Ma c'è altro? Ci sono altre chincaglierie là dentro a quel mobile? C'è il nastro adesivo. Ma quello lo buttiamo. Una roba bella. Potrebbe essere buono. Potrebbe anche essere buono. Le caramelle, buona caramella. No, quelle. Ma sono marci anche quelli. Comunque lì vedi c'è aghi, fili, quindi qui probabilmente qui c'era una macchina, un c'è anche un orologio. Marco, tutto tuo. No. Sono di quelli belli. Io non lo voglio. C'è dentro l'acqua, c'è dentro lì. Per forza. È certo che per forza. Quanta merda c'è. Salva quella collanina marcia. Questa qua. Per il mago? Certo. Qua abbiamo fatto un disastro. Attenzione che qua. Che puttana. Ah, se prima non c'era casino, adesso ce n'è ancora di più. Qua entra acqua a non finire qua dentro. Sì, ma spostatela in un posto dove non mi rompa il cazzo. Oh, guarda, attenzione. È anche buona quella cassetta, oh. È anche buona CD in uno, oh. Oh, beh, separiamo queste poche cose buone. Sterrato. Aspetta, mettiamole sulla scala le cose preziose, rare e preziose. Che rare e preziosa è tutto dire. L'adattatore sciuco sterrato. È un radiatore quello là. Un radiatore elettrico. Ma veramente? Di quelli ad olio. Ma veramente, cazzo, sembra, è pure utile. Guardate voi, perché magari... Sì, ma sarà marcio, se è lì. Qua c'è la fiera del marcio comunque. Ma dopo mi spazzate un po' tutto sto casino. Buttiamo tutto dentro. Anche questa sedia conviene buttarla. Mi sono certo, guarda com'è ridotta. Questo è di bronzo, Sì, certo. La vuoi tu, Dario? Spostala dove c'è quell'altra merda. E questo è boh, facciamo finta che sia buono. Anche il portaombrelli si può tenere, giusto? Il carrello della spesa con le decorazioni di Natale. È sul serio comunque questa. Da mettere in magazzino questo. No, questo si può tenere. Ma cosa c'è lì dentro? Allora, questo è il piano della... quella è roba marcia. Di cui prima. Ma c'è dentro qualcosa di... No, no, c'è dentro roba, c'è dentro roba. Sono vestiti. Sì, grucce e... Via. No. Cosa abbiamo qua? Così. Una casetta strana, cosa è ossidata. Ma è no, è la... Questa, ragazzi, è preziosissima, è la casetta del mulino... Volta. Questa è la casetta del mulino bianco radio, Non la conoscete? No, sono serissimo. Guarda una bella fila a 9 volte. Questa è marcia, però. Questa la teniamo separata. Questa è la famosa casetta del mulino bianco radio, ragazzi. Ma che è il mulino bianco? Quella è rarissima, rara e preziosa. Ci sono anche dei sacchetti. Questi sono buoni, Questo se piove. Questi sono ancora buoni, sono dei sacchetti da spazzatura. Sono per coprire qualcosa dalla pioggia. Sì, certo.
Ma c'è qualcosa? Tanto Marco. Qua, ma adesso uno si può andare dentro a recuperare. Questa è buona. Cos'è? Questa è buona. È una paletta. Ecco, allora usatela per tirare su tutto sto casino. Guardate che l'acqua che dimostra che ci piove. C'è un segno. Vedi in fondo, ma è il radiatore di sicurezza. Sì, un... tiriamolo fuori quel radiatore. Dobbiamo provare. No, ma che cosa abbiamo qua? Che cosa abbiamo? Un tubo marcio. Là c'è un radiatore, ma è arrugginitissimo. La porta del frigorifero. Non so se è arrugginito da color così, color rosso. No, no, per me è proprio arrugginitissimo. Tiriamolo fuori. No, tiriamolo è marrone. Fuori. Però è arrugginito. Tanto, ma come, domanda, ma come vi sembrano messe le scale? Ancora buone? Oddio. Sì, sì, sono abbastanza buone. Ma no, riferite un po' che questi ferri fuori non è... Ma in fondo comunque c'è qualcosa di... Qui tra l'altro è stato tirato fuori... La corrente, no? Sì, certo, salta tutto, guarda, è marcio. È marcissimo. Quello brucia tutto. Ma è marcia. No. Basta dargli una spazzolata. Ma è marcia quella spina. E poi io la uso per le lavatrici. Esatto. Poi ci si chiede sempre perché i palazzi antichi bruciano. Ma che non convenga spegnere la stufa adesso su. E dopo i tesori preziosi del sottoscala, questo video già lunghissimo finisce qui, ma non preoccupatevi perché la giornata non è finita e vedrete nei prossimi giorni la parte 2 sempre su questo canale.